Bentornati sul mio canale. Oggi sono con Claudia e per lei ho pensato ad un make-up dalle sfumature rosate, dove gli occhi sono più luminosi mentre le labbra sono matte. Io lo trovo un look molto carino per lei. Spero piacerà anche a voi. Ho preparato la pelle utilizzando il Prep più Primer di MAC, che è uno dei primer che uso di più, e l'ho applicato sul viso con un pennello. Come fondotinta ho usato l'Ultra HD di Make Up Forever perché ha una texture fluida che si stende molto facilmente e ha una coprenza media che allo stesso tempo è leggera, quindi è ideale per creare look naturali, soprattutto quando la pelle non ha bisogno di troppe attenzioni. Ho usato due colorazioni del concealer True Match di L'Oreal. Ho iniziato con la tonalità beige per attenuare le zone d'ombra sotto l'occhio e poi ho usato una tonalità più chiara per illuminare e ho sfumato tutto con una beauty blender. Poi con il fondotinta in stick di L'Oreal nella tonalità Honey ho creato un contouring molto soft e ho lavorato il prodotto sulla pelle con lo stesso pennello che avevo usato per il fondotinta. Con la cipria di Kat Von D ho fissato il fondo sia sulla zona T che sotto allo zigomo, senza però creare un effetto matte su tutto il viso. Per le sopracciglia ho scelto la matita di Zoeva nel colore Arsenic, perché ha un tratto molto leggero ed è facile andare a correggere sia il colore che la forma senza stravolgerle. La Soul Blooming di Nabla era la paletta perfetta per questo look e come colore di transizione ho utilizzato Gea, che è uno dei colori matte della paletta, e l'ho steso sulla palpebra e sulla piega dell'occhio. Poi con il colore Middle Karma ho intensificato l'ombreggiatura e devo dire che questi ombretti sono veramente molto pigmentati e lasciano sulla pelle un effetto di colore pieno. Con il colore Caravaggio e utilizzando un pennello più piccolo ho definito maggiormente la forma dell'occhio e l'ho sfumata poi verso l'esterno. Sotto l'occhio invece ho applicato il colore Middle Karma e l'ho portato verso la sfumatura superiore. Ho poi scurito gli angoli esterni così da dare più intensità allo sguardo. Con un pennello inumidito poi ho applicato sulla palpebra il colore Climbing Rose, che è uno dei colori duochrome metallizzati all'interno della paletta, che dà un effetto intenso e pieno di riflessi. È un colore che si applica molto bene con le dita, che poi ho sfumato per non lasciarlo troppo netto. Sempre con un pennello inumidito ho poi applicato Climbing Rose anche sulle ciglia inferiori. Con un altro dei bellissimi colori metallizzati della paletta, Garçon, che è un marrone pieno di riflessi dorati, ho scurito l'angolo esterno dell'occhio, così l'ho reso ancora più intenso. Per dare maggiore definizione all'occhio, ho scurito l'attaccatura delle ciglia applicando il colore Caravaggio. E poi ho creato un punto luce all'angolo interno usando invece Philosophy, che è questo rosa freddo. Come mascara ho utilizzato il Dior Pan Pen Volume per ottenere un colore delle ciglia molto nero e corposo. Poi ho usato il bronzer della collezione di Gelo per Inglot per creare delle ombreggiature delicate sul viso e dare quindi tridimensionalità. Invece come blush ho scelto l'Unfiltered 2 di NARS e ho giocato con diverse tonalità di rosa per dare un effetto più vivace al make-up. Come highlighter invece ho usato il mio preferito, che è il Moonstone di Becca, e ho illuminato lo zigomo, il naso e l'arco di Cupido. Mi piace sempre tanto l'effetto che ha sulla pelle e come riflette la luce. Sulle labbra ho definito il contorno con la matita Smart Fusion di Kiko numero 504, che ha un colore un po' più scuro rispetto al rossetto. Infine ho applicato il Dreamy Matte di Nabla nel colore Vanilla Dream, che è un rossetto liquido che rende le labbra molto molto matte, però allo stesso tempo non dà un effetto di secchezza. E questo è il look finito.
Se vi è piaciuto questo video mettete un pollice in su e se volete essere aggiornati sul prossimo make-up che realizzerò, attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo trucco!